alla Torre Velasca una mostra su Andrea Bruno. La Torre Velasca ha un valore evocativo fortissimo, è la poetica del divenire, la trasformazione della città dopo le ferite della guerra. Con Andrea Bruno la poetica del divenire, la poetica della distanza, si misura con le trasformazioni. Mi fa molto piacere essere qui nella Torre Velasca, perché il fatto di avere conservato la Velasca intatta, integra, è una prova di grandissima intelligenza e che lascia ben pensare per quello che può essere l'avvenire. Il tema è la riqualificazione, la rigenerazione, il cambiamento di funzione, tutto cambia, cambiano anche gli edifici che si reinventano e diventano edifici che recuperano funzioni urbane che avevano perso. Per conservare bisogna modificare. I monumenti non possono essere imbalsamati, si devono fare le modifiche per renderli utilizzabili e rispondere alle nuove esigenze. È inutile e sciocco anche spendere dei denari per non utilizzare le cose. Quindi l'importante è di intervenire con delle modifiche, delle addizioni o sottrazioni compatibili con l'autenticità primaria e con l'autenticità successiva. Con il progetto Open in Velasca ormai da un anno stiamo studiando e lavorando per riportare una centralità culturale in questa icona dell'architettura moderna del dopoguerra. Attraverso diverse iniziative che vanno dagli eventi istituzionali ai concerti di musica classica in accordo con la Scala di Milano, mostre di pittura, di light design, light art, conferenze di architettura, abbiamo riportato un senso di cultura e di contemporaneità all'interno di questa icona che non è solo un'icona dell'architettura moderna per la città di Milano, ma un simbolo di innovazione ancora fortemente attuale. Urban Up è il logo che appartiene al gruppo Unipol, con il quale abbiamo identificato tutti quelli che sono i nostri progetti di riqualificazione urbana che avverranno e avvengono nelle principali città dove Unipol è presente come compagnia assicurativa e come patrimonio immobiliare. Crediamo quindi che questa visione che è portata avanti con grande passione dal gruppo Unipol sia l'unica strada per arrivare a una vera valorizzazione che porterà sicuramente a grandi soddisfazioni anche di carattere economico. Mi piacerebbe pensare nel 2070 i grattacieli, le costruzioni della nostra epoca si avranno ancora la capacità di essere attuali, di essere trasformate e riusate.